Non è vero che oggi tutti siamo in grado di pensare. Chi non sa leggere le parole è messo nella condizione di non pensare. È dalla parola che sgorga il pensiero. Non è la parola che nasce dal pensiero, è il pensiero che nasce da un buon uso corretto delle parole. Possiamo dire questo oggi, nel momento in cui la parola diventa virtuale, precaria, si riduce spesso a monosillabi. È difficile per un artista dire come gli vengono le idee. Quindi è difficile per me capire come mi è venuta l'idea di cancellare Melville. Forse perché nel momento in cui le simpatie per gli Stati Uniti svanivano nel nostro mondo, mi è sembrato giusto fare un omaggio alla grande cultura americana, quella nella quale anche noi europei ci possiamo riconoscere. Poi, a questo punto, bisognava pensare al catalogo. E il catalogo è diventato un volume di quelli tre cani che io avevo cancellato tanti anni fa. Nel 1970, neppure io so dire perché, ma voi sapete che l'arte è fatta anche di illuminazioni improvvise, oltre che di riflessioni, mi venne l'idea di cancellare la Treccani. Cancellando le parole della Treccani, io non volevo distruggerle, volevo soltanto riportare l'attenzione sulla parola in un momento in cui la società visiva, fatta del cinema hollywoodiano, della pop art, di una certa cultura in genere anglosassone, cercava di mettere in crisi certi valori del vecchio mondo europeo che andavano comunque preservati. Ho dato il titolo 20 voci per la Treccani e 10 virgole per il mondo perché volevo dare l'idea di una cultura capace di mettersi in discussione. Quindi volevo dare l'idea di un mondo culturale come quello italiano ed europeo che sa mettersi in crisi quando serve per andare avanti. Le virgole sono quelle soste che imponi alla parola per poter riflettere su ciò che hai appena detto. Se tu non hai più virgole, non pensi più. L'Europa oggi è davanti a un bivio. Fino a che punto può usare ancora i vecchi strumenti nell'era della comunicazione globale? Io credo che ci sia molto spazio per le antiche culture. I veri innovatori sanno che non c'è nessuna cultura possibile che non sappia recuperare almeno una parte del passato. La cultura c'ha bisogno di contraddizioni continue. E la cancellatura cosa è? Non è quell'atto distruttivo che si pensa, ma è un dire no per poter dire sì alle cose che contano. È un elemento di riflessione. È chiaro che c'è un aspetto distruttivo, ci deve essere, perché se non distruggi qualcosa non crei innovazione. Ma la distruzione è sempre provvisoria, non è mai definitiva, è questo la cultura.